Buongiorno amiche mie, oggi vi mostro un trucco da 5 minuti sui toni caldi del marrone perché ero vestita così e volevo fare una cosa abbinata e dovevo stare a casa, ma una call di lavoro, quindi una cosa veramente rapida perché è una gamma cromatica del genere, perché oggi l'ho realizzato con questa che è l'Iconic Blend, sempre di Cosmafai, che avevo preso insieme alla It Why che vi ho fatto vedere ieri. E perché? Perché in offerta invece di 25 euro sta 17 e qualcosa, quindi ha un ottimo prezzo. Però ripeto sempre, voi potete ricreare con quello che avete a casa, cambiare la gamma cromatica. Però devo dire, a me questa piace e come vedrete è un trucco molto molto veloce. Vi auguro una buona giornata, fatemi sapere come vanno i tentativi di make-up. Ci vediamo domani, ciao amiche mie! E quindi cosa vediamo oggi? Vediamo come realizzare un trucco dai toni caldi molto veloci. Quindi per chi ama i marroni, se siete vestite così, perché stamattina vestita così avevo voglia di una cosa sui toni del marrone, e colgo l'occasione per farlo con l'altra palette che ho comprato di Cosmify, perché era scontata, vale a dire, ho preso la Iconic Blend, che adesso invece di 25 sta a 17 euro qualcosa, mi pare. Però oggi la base vado un po' agli albori, vado con il YSM numero 49. E ho messo prima il Moonlight 21. Quindi la base la farò super rapida proprio perché vorrei farvi vedere il trucco occhi veloce. Vado di Orange. Ieri mi avete rimproverato che non ho messo il link, quindi oggi ve lo rimetto. E siccome voglio farvela proprio rapida, non metto neanche il primer, sull'occhio mi passo il fondo leggermente tirato e vado a cipriare. Visto che le ciprie ce le avevo qui, oggi vi metto sempre questa qui di Cosmify. E nella colorazione invece più chiara, che si chiama Suico. Sono delle cipre levigante, quindi non appesantiscono, non segnano e danno un effetto vellutato alla pelle. Poi una cosa carina, anche la profumazione. Questa credo sia tipo ciliegia, fragola. Sapete, come vi ho detto anche ieri, che a me le fragranze troppo forti danno fastidio. Questa invece è molto gradevole. Mi metto un po' di terra, visto che appunto devo andare con i toni caldi e quindi secondo me oggi la terra ci sta. E mi riutilizzo l'illuminante Basic Marble, che mi era piaciuto tantissimo, quello di ieri, nella versione un po' dorata. Mi tonalizzo le sopracciglia, ripeto, c'è qualcosa ancora qui, quindi vado con il mascara per sopracciglia di ieri. Come vedete non ho proprio niente, quindi faccio quel giochino di cui vi parlavo, cioè leggermente prima tonalizzo col pennellino e poi vado a colorare il pelo. Colorazione 05, che per me in questo caso è perfetta, e vado prima a disegnare i pezzi che mancano. Ovviamente questa cosa potreste farla anche con la matita, però siccome vorrei farvi vedere una cosa veloce, vado così. Dopo che l'ho passato, vado a colorare il pelo. E andiamo con lei, l'Iconic Blend, che vi ho detto essere scontata, quindi è stato un ulteriore motivo per cui l'ho presa. Anche questa arriva con lo specchio senza pennellino. E la cosa carina è che i colori sono delle città, quindi non possiamo viaggiare, ma sogniamo di andare a Honolulu, Zanzibar, Tenerife, Los Angeles, scegliete voi. E io parto con Dubai, cioè il colore chiaro, e vado a dare un po' di satinatura con Dubai. Ora, se volete potete anche mettere la matita sotto per renderlo più intenso. Io, siccome vorrei appunto fare il trucco da 5 minuti, vado rapida e vado con questa colorazione che Capri, che secondo me è bellissima. Vediamo se è altrettanto bellissima sull'occhio, perché secondo me con la camicia si abbina, perché è tipo un melanzana. Per farlo super rapido non lo vado a passare solo nel triangolo intensità, ma come vedete lo sfumo un po' su tutta quanta la palpebra mobile. Dopodiché con il polpastrello prendo Honolulu e lo vado a mettere solo al centro. E Honolulu scrive tanto. Riprendo Capri e a questo punto invece intensifico un lato e anche l'altro. C'è Marrakesh, che è il mio colore ombra praticamente, sapete che io in tutte le palette questo lo vado a cercare. E con Marrakesh salgo su. Salendo su in questo modo mi porto anche un po' di questo rosso, quindi un po' di Honolulu nella parte alta, la sfumatura rimane un pochino più calda. Secondo me qui Capri necessita anche nella parte bassa. E vado tra le ciglia e dentro. Capri ce lo ripassiamo anche qui invece della matita. Questo, come dico sempre, potete replicarlo anche con ciò che avete a casa, e come non è detto che la colorazione debba essere necessariamente questa, potrebbero essere anche altri colori, però come escamotage veloce è comodo, provatelo. Io sono ancora più caldina addosso, quindi sperimenterei anche Atene. Però di questi colori così
pigmentati di rosso, prendetene poco e un po' per volta. E con Atene vado soltanto a sfumare l'esterno. Se volete renderlo ancora un po' più brillante o non vi piace troppo rosso nella parte centrale, Los Angeles potrebbe darci una mano. Ne prendo un po'. Ripeto, a me piace rosso, però per farvi vedere che se vi rendete conto di aver messo un pigmento troppo forte e volete tornare indietro, potete farlo. L'importante è che andate a giocare col colore giusto da mettere sopra. Io con Los Angeles vado anche un po' qua. Io non ci sono mai stata a Los Angeles, voi? Quella mi piacerebbe. Con Marrakesh vado anche sotto. E ammorbidisco la sfumatura. Ripeto, questa è una cosa che potete fare. Io consiglio sempre di farla perché la sfumatura nella parte sottostante è bella quando è morbida, ma non è necessario. Se vi piace la riganetta, potete lasciarla. E con Tenerife, che è un pochino più salmonato, vado ad allungare la sfumatura verso fuori. Sapete che se volete scolpire di più, ad esempio, posso mescolare Capri e Zanzibar, un attimino distanti, però funzionali in questo caso. Potete andare a scaldare di più la piega palpebrale e dare più profondità all'incavo e quindi l'occhio rientrerà di più. Questo cioè deve essere proprio un must. Più scurite quest'area, più l'occhio rientrerà, quindi fatelo quanto serve alla vostra tipologia di occhio. Vado con il mascara perché secondo me ci siamo per una cosa rapida e vado col Promise. Ne metto un po' anche sotto. Volendo ricreare una cosa molto delicata e dovendo stare a casa, sulle labbra vado con un rossetto normale, Romantic, che è una colorazione molto 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 bella. La pasta è morbida ma asciutta rispetto a quello che ho usato ieri, che era invece molto molto idratante. Trucco super fast fatto, come vedete rimane elegante, carino, con dei toni abbinati. Ripeto, voi potete sempre replicare con quello che avete a casa, ma ripeto, per me la Iconic Blend è promossa ed è facile da utilizzare, e poi la cosa dei nomi è troppo carina. Comunque è un'offerta a 17 euro e qualcosa invece che 25, vi metto sempre i riferimenti sotto. Vi auguro una buona giornata, fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere come vanno le prove di trucchi. Buona giornata, ciao amiche mie!